La salute dei teatini. Il candidato consigliere alle prossime regionali per la Lega, Mario Colantonio, ha voluto in conferenza stampa parlare di sanità, partendo dall'ospedale cittadino di cui polemizza più di qualcuno si è dimenticato. Non solo, riferisce che altre criticità vanno avanti da decenni per varie strutture sanitarie ed è anche per questo che ha scelto di candidarsi. Con lui in conferenza stampa i consiglieri Aceto e Letta. Sì, ho cercato con questa conferenza stampa di riportare l'attenzione sull'ospedale di Chieti, che è fonte di una grande ricchezza di professionalità. Noi abbiamo dei poli di eccellenza, se si parla all'oculistica, la chirurgia vascolare, la cardiochirurgia, ma anche la stessa ginecologia, il reparto di maternità dell'ospedale di Chieti. L'ospedale soffre di quelle carenze che soffre da decenni, ci mancherebbe, però in qualche modo qualcuno se n'è dimenticato. Considerando tanti personaggi che hanno parlato fortemente dell'ospedale e hanno preso degli impegni, oggi sono rimasti tali. Basti pensare al parcheggio dell'ospedale, che è rimasto tale, un po' per dimenticanza, un po' per totalmente disinteresse da parte anche dell'amministrazione comunale. Il distretto sanitario, di cui c'è stato un impegno parziale, ma adesso non sta avvenendo niente e anche lì l'amministrazione comunale tace. Poi prosegue con Antonio l'efficientamento delle strutture. Si parte dal project financing, che è stato favorito da parti politiche, osteggiato da parti politiche, sparisce il project financing. Dopodiché si parla di tre ricostruzioni di palazzine, osteggiato da parti politiche, favorite da altre parti politiche, e anche queste palazzine sono rimaste tali. Adesso si parla di una ristrutturazione di una palazzina, la palazzina C, che però è sede di tantissimi reparti, per cui mi interesserebbe sapere, proprio per tutelare le persone che dovranno curarsi, se questo cantiere partirà con esodo dei reparti o i reparti rimarranno in sito.